Benvenuti amici subuteisti a questa nuova partita della serie Versus. Ci troviamo a Macerata per il secondo trofeo XXL Memorial Maurizio Cavallaro organizzato dagli Old Lions di Macerata. Si stanno confrontando sul campo in questo momento i due finalisti della categoria cadetti di questo torneo, che sono Stefano Flamini di Ascoli con la squadra con gli Inner Rossi e Andrea Balestrucci della Viterbese con gli Inner Bianchi. Abbiamo visto subito in avvio di partita un'entrata con tentativo di tiro al volo di Flamini, che ancora ci riprova con un'altra entrata dal lato opposto e coglie il primo palo della partita. Quindi inizio scoppiettante del giocatore marchigiano. Sì, no, per dire. Mentre assistiamo alla rimessa laterale da parte di Balestrucci, ricordiamo che l'arbitro della partita è Marchetti del CCT Roma. I tempi sono stati stabiliti in 12 minuti. Sì. Storti. Stop. Ok. Buona entrata di Balestrucci, ma ottima la copertura difensiva di Flamini. Balestrucci comunque ci prova ad andare al tiro. Fuori di poco, quindi si fa pericoloso anche Balestrucci. Dopo un palo e un'altra conclusione da parte dei Flamini, si fa vivo anche il giocatore della Viterbese nell'area avversaria. Faccio anche un tiro. Cioè back sarebbe. Una becca allora. Ok. Ok, sì, va bene. No, siccome te l'ha fatto sul. Sì, no, è sul mio. Sì, devo rifare la mossa. Ok. Ci prova Flamini dalla lunga distanza, ma non riesce ad alzare la palla. Ok. Non rischiamo. Meglio che uscita, guarda. Una è uscita. Vai.
Sì, sì. Cambio palla. Ma... Strunz. Troppo corto, peccato, peccato. Riparte adesso Flamini. Aspetta, perché si è mosso pure questo di giocatore. Quando tu hai fatto. No. Nel tocco si è mosso. Quindi non c'è un intervento dell'arbitro Marchetti che ha notato una probabile becca, probabilmente. Ha visto muovere una miniatura, vediamo. Come si svolge, non ha nulla di fatto, quindi... c'è una bella mossa difensiva in pressione da parte di Flamini sulla difesa di Balestrucci, che viene costretto a questo punto ad uscire con il portiere. Infatti palla a Flamini. Ci sei? Sì. A questo punto vedi in diagonale un'entrata, tira un tiro debole ma sufficiente a entrare in porta. Quindi si riprende, palla al centro, 1-0 per Flamini del Subbuteo Club Ascoli. Ci sono. Gioco. Vado? Sì, sì. Buttalo fuori. Toccato e solo Beck. No, infatti da qui sembrava solo che avesse toccato il giocatore, quindi per me è solo Beck. Questo qua, lo mettiamo qui, sì. Stavi fuori. Ok. Continua Lopez. Intanto prendi questo da Andrea. No, soltanto stoppato. Ah, ok. E Flamini non aveva messo in campo il portierino d'uscita, quindi viene fermato il tempo per permettere di lucidare la miniatura e farla entrare in gioco. Ecco quindi che Flamini riparte. L'aggancio adesso ha una grossa opportunità, vediamo, tiro, parata, comunque Balestrucci c'è. Ottima scelta anche tattica, oltre che un bel colpo tecnico, quello di Flamini, che decide di tornare indietro.
per aprire il gioco sulla sinistra portando altre miniature in fase di attacco, ma non riesce ad agganciare quest'ultima e quindi riparte di nuovo Balestrucci. Ah, sciupa malamente una buona occasione, colpendo male la palla, dandogli il taglio dal lato assolutamente opposto a quello che pensava di, naturalmente, di voler dare. La pigrizia della panza. Ecco una bella inquadratura dell'arbitro Marchetti con una bella maglia, con uno dei dogmi di questo gioco: non strusciare. Secondo me è tuo, perché ho preso prima questo qui, sì, allora sì, l'avevo visto. Sì, gesto di fair play di Flamini che fa notare all'avversario, all'arbitro, che la palla che era in suo possesso ha toccato, seppur impercettibilmente, la miniatura di Balestrucci, quindi di nuovo palla al giocatore laziale, che però la riperde subito, e quindi di nuovo il giocatore dell'Ascoli in possesso palla. Ci provo a parlare, sì, si sono fino al campo, comunque non aiuta, è aumentata l'umidità, sì. Di testa. Se l'aggancia bene c'è veramente la possibilità di una bella giocata in diagonale, infatti non, forse c'è uno spiraglio, forse riesce ad avere la palla, il tiro libero, vediamo. Bello, bellissimo gol. E anche Flamini si congratula con l'avversario, veramente un bellissimo tiro, non facile, aveva la palla semi chiusa dalla mossa difensiva di Flamini, ma è riuscito a impattarla, ad alzarla bene, un bellissimo pallonetto sull'angolo alla sinistra del portiere. 1-1 quindi tra Flamini e Balestrucci. Volevo prendere il calcio d'angolo io. Cambio palla. No, da qui io mi è sembrato proprio liscio. Mai. Thank you.
Palo. Palo di Flamini che prova a sfruttare il birimbao. Siamo? Sì, sì. Gioco, gioco. Sono 20 secondi, Cambio. Rosso? Sì, sì, sì. De poco, ma... Stop Andrea. Vai, mossa difensiva. Fine. Noi aspettavamo... No, perché io sono già andato. Vai, via. È vero che noi siamo in ritardo, non rispetto agli altri. E qua mi sembra che sto tavolo... Ecco perché... Blocca. Si sono accorti adesso il giocatore arbitro che i cavalletti si sono spostati e quindi le pendenze sono sbagliate, hanno fermato il tempo subito e adesso il gioco riprende con il tavolo di nuovo in bolla. La palla è a questo punto sorrimessa comunque da fondo di Flamini, punteggio lo ricordiamo ancora di 1-1. No, alza peccato, ha fatto tutto molto bene ma non è riuscito ad alzare la palla come avrebbe dovuto e quindi spreca una ghiottissima occasione. Che rotta di ballo. E Flamini di nuovo in vantaggio con un bel gol, riesce finalmente ad alzarlo, quello che non era riuscito sull'azione precedente, e batte il portiere di Balestrucci portandosi di nuovo in vantaggio all'inizio del secondo tempo. Rapido? Sì, sì, per essere rapido, rapido sì. No, sto pronto. E Balestrucci tira comunque, nonostante fosse molto molto difficile centrare la porta, anche perché non aveva altre soluzioni, quindi ha cercato il calcio d'angolo, però non riuscendoci. Quindi rimessa di nuovo dal fondo da parte di Flamini. Per Flamini, penetrazione in velocità centrale, questa è evidentemente una prerogativa del giocatore marchigiano che per tutta la partita ha cercato questo tipo di soluzione e a questo punto la strada diventa veramente molto in salita per Balestrucci che deve recuperare il doppio svantaggio. Mossa inutile. Abbiamo visto anche in questa partita più di una volta le miniature fermarsi a pochi millimetri dal
dall'impattare la palla, questo è dovuto senz'altro non alla imperizia dei due contendenti, ma anche al fatto che si gioca comunque di pomeriggio, in un pomeriggio comunque di estate, e quindi con i panni che notoriamente diventano molto pesanti, inumiditi dal caldo, e quindi frenano le miniature, quindi diventa molto difficile anche saper calibrare il gesto tecnico da parte dei giocatori. E a proposito di gesti tecnici e di calibrare il colpo, sta provando a venire fuori da una situazione molto complicata, con delle marcature molto asfissianti. Balestrucci ha fatto un bel gesto, gli manca il girello che poteva concludere veramente un'azione complicata, ma dalla quale stava venendo fuori molto bene il giocatore laziale. Da qui non l'ho visto. Toccato? Cambio? Grazie, scusa, io okay. Contro luce mi è sembrato che ha fatto... No, grazie. Mi dispiace, ma andare lì proprio. Io se l'avevo vista... Adesso un attimo noi. Scusa, ma... Cazzo faccio? È bellissimo aggancio, bello aggancio, anche se ovviamente data la distanza, data anche la pesantezza del campo, spinge un po' troppo la palla, comunque riesce a mantenere il possesso in attacco. Balestrucci, vediamo se adesso taglia molto bene verso il centro, ma le marcature mi sembra che siano ben fatte da parte di Flamini, vediamo se comunque così era. C'è un back su un ottimo aggancio ancora di Balestrucci. È un bel gol. Per come anche si è sviluppata l'azione, e quindi Balestrucci riduce le distanze 3-2. Guardo qui dentro, non posso. Io non l'ho visto il tocco, mi dispiace. Secondo me no, però se non andavo. No, visto proprio se era mossa. Boh, io poi non lo so se. Per vabbè, me, si può continuare. Vai. Cazzo. No, dai, certo, mica ci sa giocare. E quindi Flamini con questo gol, con un accenno di discussione che però mi sembra di poter dire almeno in diretta che l'azione era valida, non c'era stato nessun tocco da parte di palla sulla miniatura avversaria. Comunque così anche è stato deciso e visto anche dall'arbitro Marchetti, quindi Flamini si riporta sul doppio vantaggio, sul 4-2 su Balestrucci.
E vai l'ultimo scoglio. Ok. Cambio palla. Buona. Cambio. Tu la ricoglioni? Viola. Beh. Sì, si è mosso qualcosa. Mi sa che l'hai toccata lei, sì, giusto? Sì, sì, sì. Perché mi ha dato... Che cazzo di coglione, ragazzi? Mamma mia. Quindi, stavolta... Chi non sa bene così? Certo. A metà. Giusto. Cioè, c'è distanza di così. Ah, aspetta, vado, la distanza... Ah, aspetta, la distanza... Ok, te prendo un po' di più. Uh-huh. Sì, sì. Sì. Perché a me siamo le pippe. Siamo le pippe. Ma siete voi che noi dovete giocare? Noi ce la siamo voluta giocare proprio. Non è che ce l'hanno detto giocare. Facciamo un cazzo. Questa è la risposta. Esatto. Ho fatto una domanda. Trincoglione. Provo la carambola. Aspetta. Sì, 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 tanto mi fermo. Giusto? Sì, è corretto. Cosa ci faccio con la mossa? Faccio l'automatico. Sì? Anzi no, vado sulla palla. Sì, sulla palla. Tutto buono? È tutto, sì, questo è uno stand fuori gioco. Angolo. Angolo per Flamini quando manca poco più di 2 minuti al termine dell'incontro, che così mantiene il controllo del gioco, il controllo della palla in attacco, quindi lontano dalla propria area di tiro. Non si sa che questo giochino qui, 2 minuti sono più che sufficienti, soprattutto quando si ha un valido avversario, per ribaltare completamente l'esito della partita. 10 secondi. Gli sfugge via la palla, gli sfugge via la palla, peccato perché c'era veramente un ampissimo varco che con un aggancio diverso, dal risultato diverso, avrebbe potuto veramente scaturire quantomeno la possibilità di accorciare le distanze e magari sperare poi nell'attacco finale. Cambio palla, alzo, stop, quindi. Sì. Esce. Cambio.
Perché non fai una mossa? Uno. Ok. Si gioca veramente col fazzoletto e questo tutto a vantaggio del giocatore marchigiano che vede trascorrere secondi preziosi. Tentativo di tiro velleitario, ma ripeto, tutto da questo punto serve per far trascorrere. Diciamo bene, bene la partita e in sicurezza anche con i giocatori. Poi la partita viene registrata sì, da Massimo Treni. Allora, questo è l'altro. Sì. Angolo. Però mi sembra che squilla. Allora era già finito.